Silenzio in studio. Io dico questo o quello? Aia. Scemo. Giura che dirai solo e soltanto la verità. Giurami. Giuro. Depilazione intima totale o naturale? Totale ma anche naturale. Diciamo che va bene tutto e sono molto contenta di questo. Perché sai, ogni tanto succede che l'assetista non c'è. E comunque diciamo. Apprezza. Luci accese o buio totale? Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io dico, diciamo, se luce accesa, lei no, spegni tutto, ormai cioè, ti conosco, non è che, no? Cioè, 5 anni. No, vabbè, buio totale nel senso che non mi piacciono queste luci perché tu sei uomo, ecco, tu, boh, non so, io ho paura che si vedano delle cose, io a volte preferisco, non dico luce proprio buio totale, però fai quel vedo lo luce soffusa. Io a volte accendo la lampadina del comodino e metto tipo una coperta sopra così fa un po' di luce, un po' di atmosfera, ecco. Litighiamo tutte le volte. Amore, accende luce, io spengo, lui accende. Io voglio la luce accesa perché lei è bella sempre, quindi non ha bisogno di guardarmi negli occhi. Sotto le coperte o senza rovinare il letto? Sotto le coperte inizialmente, cioè sotto. Altro perché... motivo di scontro. perché diciamo che sono freddolosa, non per altro. Allora io mi metto subito dentro, sotto le coperte e poi a un certo punto, ecco, succede questo, vola tutto e va bene. Ma in realtà perché la si è un po' pudica, quindi appunto si nasconde sotto le coperte. Io molto meno, quindi di solito. Diciamo che sono un po' timida. Sono timida? No. Sono una scatola di sorprese. Sesso al telefono o messaggi hard? Cacchio copio. No, beh, non è che puoi rispondere altro, è questo o quello. Quindi va bene. Prima messaggi, poi sesso telefonico. Scaldiamo un pochino e poi... è un po' come un quello, preliminare, capisci? No, capito. Hai ragione, però io dovevo scegliere allora... In questo caso è questo e quello. Sesso al telefono. Il problema è che siamo sempre vicini, cioè sempre insieme, quindi se, dovesse, cioè, se deve rinchiudere una stanza io nell'altra... E dai, quando sono in viaggio è capitato. Batman o uomo ragno? Batman. Troppo così? Stasera preparati. Batman. Però uomo ragno era anche simpatico, quel bacio lì romantico. Capite però. No, ci piace Batman. Un po' misterioso. Oh. Sopra o sotto? Sotto. Mi piace essere dominato. Cioè, anche star sopra. Che hai scritto tu? Sopra. Siamo d'accordo, che buono. Vorresti trasformarti in un pesce o in un uccello? Uccello. Non so. Sì, nel senso, sono un pesciolino. Un pesce io, volante, però... la ceci piacerebbe. Beh, mi piacerebbe tantissimo, perché la verità è che ho un sacco di paura. L'acqua e andare sotto acqua è un mondo che veramente temo tantissimo. Essere un uccello non sarebbe stato male. Puoi volare sopra le montagne. Sì, no, andrei a spiarti quando te ne vai per vedere cosa fai. Bendato o ammanettato? Vendato, vorrei precisare, vendato, io ammanettato. No, perché a me sì, però a un certo punto mi viene l'ansia e che non devo, vendato, spio un pochino comunque, dai, un occhietto. Sì. Abbiamo finito di svelare tutti i nostri segreti. Ciao amici di Ex on the Beach, divertitevi come ci divertiamo noi, perché... Ne vale la pena. Ne vale la pena? Dici sì, 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 certo. Ma altrimenti se non vi divertite muore tutto il rapporto, quindi un po' di immaginazione. Un po' di immaginazione.